La lezione più bella è arrivata a fine serata. L'insegnamento più grande ai non pochi studenti che hanno preferito passare un pomeriggio per ascoltarlo. Il presente parte dal passato prossimo, non dal trapassato remoto. Altrimenti detto, rivedere assolutamente il modo di fare storia nelle nostre scuole. C'è stato anche tanto altro però, perché con Gianni Oliva non poteva essere altrimenti. Soprattutto se l'argomento centrale si chiamava foibe. Al teatro Traetta, dialogando con Lucia Achille e Giovanni Procacci, lo storico e scrittore di fama nazionale, siamo nell'ambito della rassegna Memento, in uno dei 5 appuntamenti organizzati dall'Accademia Vitale Giordano, ha illustrato cosa ci sia dietro quella triste parola. Infausto periodo della nostra storia, fino al 2004, conosciuto da tanti ma gridato da pochi. Una efferata crudeltà di cui ancora non si conosce il numero esatto delle vittime, forse 20.000, e che ha chiuso nel peggior dei modi un lunghissimo periodo di convivenza civile nella zona dell'Istria, Trieste e Dalmazia. È stata una strage etnico-politica. Etnica perché ha colpito gli italiani, politica perché lo scopo del maresciallo Tito era quello di togliere in tutte le zone mistilingue del confine nord-orientale, quindi l'Istria, la Dalmazia settentrionale, Trieste, Gorizia, Monfalcone, decapitare la comunità italiana di quelli che al tavolo della trattativa di pace potevano difendere l'italianità di quelle terre. L'incipit di tutto, ha ragionato Oliva, è stato il fascismo, che sicuramente non usando la malvagia modalità dell'infoibamento ha cercato di italianizzare quelle zone. E quindi, allora, anche per vendetta, un generale dal nome Josip Broz Tito a fine Seconda Guerra Mondiale e deciso a slavinizzare quelle terre, ha fatto mattanza degli italiani lì presenti, improvvisamente trattati come desaparecidos e gettati nelle foibe. Ed è un qualcosa su cui la ricerca storica, per colpa di un silenzio durato oltre 50 anni, ha ancora tanto da scoprire. Quanto se ne sappia effettivamente è difficile da quantificare, ma il problema non riguarda solo le foibe, riguarda il fatto che da noi, nella nostra scuola, la storia è poco in onore e soprattutto è molto più in onore la storia antica che non la storia contemporanea.